Il libro dell'Apocalisse racconta che gli angeli e tutte le creature canteranno le lodi dell'agnello di Dio. Per venire incontro a una certa numerologia mistica, gli strumenti hanno tutti qualcosa di strano. L'arpa ha 24 corde invece che 25, l'organo ha 21 canne invece delle solite 11, mentre la viola ha 5 corde invece che 4 o 6. Questa piccola opera appartiene al periodo di maturità dell'artista. Nel 1605 il quadro fu messo insieme ai più preziosi capolavori raccolti dalla famiglia Medici. Recenti studi hanno rivelato che il pannello è un frammento di un dipinto più grande che include l'angelo nella parte inferiore della scena. Un senso di vitalità e tenerezza emana da questo piccolo cherubino che suona un liuto. Guarda verso di noi il ragazzo dai lineamenti morbidi, dai bei capelli castani. La sua camicia bianca è aperta sul davanti. Una sorta di nastro intrecciato tra i capelli ne sottolinea le caratteristiche quasi androgine. La figura illuminata si staglia audacemente sullo sfondo ombroso. Sebbene l'artista abbia tagliato una fila di note dallo spartito, siamo in grado di capire di cosa si tratta. Il suonatore di liuto cantante è raffigurato di sotto in su, da un punto di vista ribassato. I suoi stravaganti calzoni rossi con strisce giallo-oro e strisce nere sono leggermente sfocati, creando l'illusione che lo spettatore lo guardi da vicino. Judith Leister fu una delle pochissime pittrici professioniste del suo tempo. L'opera riflette il culmine della tradizione barocca a Venezia. In questo dipinto l'artista ha celebrato l'ideale della bellezza femminile. La pelle luminosa serve ad accentuare la sensuale poesia del dipinto. La giovane donna, la modella preferita di Tiepolo, di nome Cristina, tiene in mano un mandolino del XVIII secolo e ascolta il tono della nota mentre regola le chiavi. Dopo lo scandalo di Olimpia al Salon del 1865, l'anno successivo anche quest'opera fu liquidata come ingenua e derisoria. Solo il giovane giornalista Émile Zola difese il dipinto che aveva visto nello studio dell'artista. Manet ha ideato una sintesi audace di pittura spagnola e stampe giapponesi. Degas ha rivolto spesso la propria attenzione verso il palco e il balletto. Temi che hanno in comune un elemento importante, il movimento. Permisero a Degas di esplorare ciò che lo interessava di più, un corpo in movimento. L'artista aveva una passione per il mondo della musica e dell'opera e i suoi palcoscenici dipinti hanno aperto nuove strade dell'arte. Questo è uno dei dipinti più importanti del periodo blu di Picasso. Esami tecnici combinati con una ricerca storico-artistica hanno rivelato due precedenti composizioni sotto l'immagine. Questa informazione ci consente di comprendere meglio il processo artistico di Picasso. Gris dipinse nel 1919 una serie di personaggi ispirati alla commedia dell'arte. Questi Pierrot e questi Arlecchini furono portati in auge da Picasso e Cocteau dal 1917. Senza carne e senza spessore, il suo Arlecchino seduto si stacca a malapena dalla decorazione del fondo ed è esso stesso quasi ridotto a motivo decorativo. Qui il re della pop art intrappola un'altra icona del suo tempo nel gioco delle immagini ripetute in serie. Si tratta di Elvis e l'immagine è presa da uno dei suoi film che il cantante realizzò nel corso della propria carriera. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!